paese che ancora non marcia, perché la crisi, vediamo dai dati generali anche delle agenzie di rating, che chiaramente hanno un giudizio ancora negativo sul paese e quindi sulla sua capacità di riprendersi dalla crisi. Quali sono i suoi obiettivi personali come Presidente della Regione per il prossimo futuro? A me è fatto un dato positivo che leggo anche da questi elementi, dove aver speso risorse per le reti di impresa, per la parte innovazione e ricerca, aver puntato sulle nicchie produttive forti che sono legate all'export, quindi l'internazionalizzazione delle imprese, temi di cui si parlerà qui oggi, questi sono stati i punti di attacco ed erano gli elementi sui quali bisognava puntare in un momento di crisi, perché sono gli unici col punto positivo. Aggiungo questi anche il turismo. Quindi alcuni grandi eventi sono stati fondamentali per la città di Napoli e per l'area metropolitana, ma come per l'intera regione, perché i dati sono sicuramente di controtendenza, quindi positivi in sede nazionale, e aver anche investito molto sui grandi progetti sui beni culturali, perché anche lì c'è un segno positivo. Vediamo che la Campania al vertice dei siti visitati, l'ultima classifica superava anche gli Uffizi di Firenze, ma i grandi attrattori dei nostri beni culturali, oltre Pompei, Santa Caserta con la Reggia, che ha avuto percentuali altissime. Quindi questi sono tutti gli elementi su cui dobbiamo puntare. Presidente, un appuntamento importante per il territorio e per il riconoscimento del territorio della provincia a livello campano, a livello regionale. Sì, festeggiamo, celebriamo più che festeggiare questi 50 anni di Unione Regionale Campana e con l'occasione, come dire, abbiamo voluto identificare da un lato le imprese storiche e dall'altro imprese che si sono organizzativamente attrezzate con particolari rispetto per esempio all'ambiente, alla raccolta differenziata, alla responsabilità sociale d'impresa. Insomma, abbiamo creato un rating che intendiamo poi da questa sede ribaltare sicuramente sul nostro territorio. È un rating che credo nel futuro diventerà anche utile alle imprese per presentarsi anche al mercato del credito, cioè è un rating che noi intendiamo incrementare sempre di più, perché darà una connotazione alle imprese di organizzazione, ma soprattutto di inserimento e di inclusione nel territorio, nell'ambiente e nelle modalità di svolgimento corrette, legali dell'impresa.